Ennesima notte in bianco per gli abitanti dell'Aquila e dei comuni limitrofi. Una scossa di terremoto di magnitudo 4, infatti, è avvenuta nella notte a Montereale, a 20 km dall'Aquila. L'evento ha avuto luogo alle 4:13 ed è stato avvertito in una vasta zona del centro Italia in realtà. L'epicentro del sisma, che si è verificato a una profondità di 11 km, piuttosto superficiale dunque, è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in prossimità del comune di Montereale, a 20 km, come dicevamo, dall'Aquila, a 40 da Teramo. Nell'area dell'epicentro ricadono anche i comuni di Capitignano, Cagnano Miterno, Barete, Pizzoli, Campotosto, Borbona, Posta, Matrice, Scoppito, Reale, Antrodoco, Micigliano e Crognaleto a Teramo. Il sisma è stato avvertito distintamente anche nelle Marche e nel Lazio, in particolare nelle zone di Amatrice, Accumoli e Rieti Città. Molte le persone che sono scese di nuovo in strada, impaurite, nelle località più vicine all'epicentro. Il terremoto non sembra aver provocato ulteriori danni nelle zone già martoriate dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre e del 18 gennaio scorsi. Sono in corso però nuove verifiche sugli edifici già lesionati dalle scosse precedenti. Questo sciame sismico, 24 ore prima, aveva prodotto una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro Capitignano, sempre nei pressi di Montereale. Si iniziano a delineare i primi scenari in vista delle prossime elezioni amministrative all'Aquila. Nel PD, partito di maggioranza che da quasi 10 anni governa la città, i principali indizi portano ad un'ipotesi di candidatura del consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. Il via libera sarebbe arrivato al termine di un incontro tra i vertici del partito che avrebbero dato il via libera all'ex capo di gabinetto del sindaco uscente Massimo Cialente, una possibilità su cui comunque il segretario Albano è sembrato abbastanza cauto. Ad avvalorare l'ipotesi, l'esito di un sondaggio in cui Pietrucci sarebbe risultato il più gradito nel campione preso in esame dagli intervistatori dell'Ipsos. In caso di vittoria, secondo questo schema, il sindaco sarebbe Pietrucci, mentre un altro aspirante primo cittadino, il presidente della Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto, dovrebbe accontentarsi, per così dire, del ruolo di vice sindaco. Ipotesi smentita su Facebook dallo stesso Di Benedetto. Possibile pertanto che l'incontro del PD di mercoledì prossimo per dare il via libera ufficiale a Pietrucci sia più acceso di quanto si possa pensare e che il percorso resti ancora tutto in salita. Nel centrodestra invece la situazione è, se possibile, ancora più fluida. Il salviniano d'Eramo ha già annunciato la sua candidatura. L'ex manager dell'ASL Giancarlo Silveri si è detto pronto alla sfida, mentre Pierluigi Biondi ha organizzato un evento pubblico per il prossimo 3 marzo all'Auditorium dell'ANCE, nel corso del quale, attraverso un dibattito con esponenti della società civile, non necessariamente dell'area di centrodestra, si parlerà di programmi per la città e verosimilmente verrà lanciata la sua candidatura. Il principale partito di centrodestra, Forza Italia, per bocca del coordinatore comunale Morelli, ha dichiarato che l'uomo migliore che il partito azzurro può mettere sul piatto della bilancia è Guido Liris, da più parti tirato per la giacchetta per la corsa alla fascia tricolore. Quasi certo a questo punto l'intervento del tavolo nazionale, a cui prenderanno parte i rappresentanti di Forza Italia, noi con Salvini e Fratelli d'Italia, che scioglierà ogni dubbio e incoronerà il candidato unitario della coalizione. Nel Movimento 5 Stelle, infine, continua la consultazione online per la scelta del candidato sindaco e programmi, anche se i rumors vorrebbero come aspirante sindaco l'avvocato aquilano Fausto Corti. Un pari che pesa come un macigno sull'Aquila Calcio, che si allontana sempre di più dalla vetta. Una doppia vittoria invece per la giovane città di Castello, spinta fino alla fine dalla dignità del gioco. L'avvio vede l'Aquila subito in attacco con Sieno, al quarto, che dalla distanza calcia alto. La difesa della città di Castello, chiusa organicamente bene, tende il tranello del fuorigioco fin dalle prime battute alla punta rossoblu Noman, che cade nella trappola almeno in 5 occasioni. I giovani umbri si fanno pericolosi al settimo, con Yuculano che dal limite dell'area calcia in basso ed impegna Farroni nella parata. Al decimo, capitano alla vista, cerca la porta battendo di prima una punizione che trappola. Passa la barriera, ma l'estremo umbro para con fermezza. Pericoloso contropiede del città di Castello 2 minuti dopo, che sorprende la difesa arrivando fino al limite dell'area di Farroni. Ancora un'occasione sciupata per l'Aquila Calcio con Sieno al 14esimo, che servito bene da Minincleri a portiere battuto, manca di testa lo specchio della porta. Città di Castello incalza i padroni di casa spostando il gioco a centrocampo con varie incursioni di Cobon e Locchi. Fino al 31esimo, quando sfiora il vantaggio con 3 tentativi sul rimpallo con Calderini e Francese, Farroni fa l'equilibrista sgraziato per contrastarli in mezzo ad una difesa confusa. Solo la buona sorte devia la palla al posto dei rossoblù e scongiura il peggio.
La tensione sale e poco dopo arriva anche il giallo per Steri. Chiuso il brutto primo tempo, si va alla seconda frazione di gioco con un modulo cambiato. Mister Morgia sostituisce anche Capitan Lavista, evidentemente poco lucido. Già dal primo minuto è ancora però Città di Castello con Francese pericoloso sotto area. Al nono Noman prova il calcio dalla distanza ma senza carattere, impensierisce poco l'estremo che para. Al decimo altro tentativo a vuoto dell'attaccante aquilano. Al diciannovesimo è Farroni a salvare la porta rossoblù dal tiro di Macagno. Al ventiduesimo arriva la grande occasione del vantaggio ma che è mancata dall'Aquila con Ranelli di testa che non riesce a concretizzare. Dal ventottesimo al trentaduesimo è Valenti che ci prova almeno tre volte davanti alla porta di Città di Castello, prima con un tiro basso, poi di lato e poi ancora impegnando il portiere in un'ottima parata. Ed è così che tra crampi, scarpe slacciate, falli, ma anche tanta voglia di non mollare mai, Città di Castello guadagna tempo per portare a casa un pari che vale una vittoria. La tribuna e la curva dell'Aquila a fine partita si risentono fortemente con i giocatori. L'impressione è che sia mancato l'impegno della squadra ed il pensiero va ai dissidi con l'amministratore delegato di due settimane fa sugli accordi non rispettati. Tutto sommato abbiamo cercato di fino alla fine di conquistare l'intera posta, non ci siamo riusciti. E mi dispiace per i ragazzi, per la società, per il pubblico, però abbiamo il dovere sacrosanto di andare avanti perché fino all'ultimo secondo, fino all'ultima giornata di non volare mai niente perché tutto se non succede non succede, ma noi dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi fino all'ultimo secondo. Onore all'Aquila perché nelle 4-5 che sono davanti è una delle squadre migliori, noi abbiamo fatto la nostra gara. Se potevamo fare meglio avevamo 14 punti, quindi ripeto, un gruppo di ragazzi prima della gara di tutto il portiere titolare si è infortunato, non stava bene, quindi un altro 99, di cosa parliamo? Vicende societarie, mi piace solo parlare della gara, di questi ragazzi che hanno avuto finalmente un premio, domenica al 94esimo ci è sfuggito. Nelle ultime 5 partite, 6 partite, questa squadra ha preso 8 pali. Il Latte Dolce si impone per 2-1 sull'Avezzano nel match valido per la 24esima giornata del Girone G del campionato di Serie D. Sono Di Ruggiu e Palmas le reti che hanno deciso la sfida al Vanni Sanna di Sassari in favore dei biancocelesti. Per i ragazzi di Pino Tortora, sostituito in panchina dal vice Salvatore Melfi, va in gol Assisi. Nel primo tempo Puledda, dopo 3 minuti di gioco, rimedia il primo giallo del match. Pressione avversaria in avvio, con i biancocelesti che faticano ad impostare l'azione offensiva. Al 20esimo Assisi atterra Paolo Palmas al limite, Mereu calibra la punizione e mette il pallone sui piedi di Ruggiu che perentorio insacca l'1-0. 5 minuti dopo arriva il meritato raddoppio, lancio dalla tre quarti destra, Palmas impatta di testa e la mette all'angolino ed è 2-0 per il Latte Dolce. Al 31esimo Andrea Usai si libera, lascia partire un colpo che si stampa sul palo alla destra del numero 1 dell'Avezzano. Ci prova a Tabacco ma senza fortuna. Al 38esimo Palmas tenta l'acrobazia ma non inquadra lo specchio della porta. Il bomber di Castelsardo è protagonista anche dell'azione successiva ma la sua bordata è parata da Lewandowski. Nella ripresa è confermato l'11 biancoceleste mentre gli ospiti inseriscono Marolda al posto di Bittaie. Al 51esimo l'Avezzano pesca il jolly, Assisi trova uno spintone dalla tre quarti che batte Garau e scrive 2-1 sul tabellino. Ci provano in successione Padovani ed Eramo, gli ospiti si risvegliano e ovviamente il Latte Dolce deve reagire. Quando scocca poi l'ora di gioco, Del Rio scaglia una bordata verso la porta di Lewandowski, ma il portiere è pronto e devia in corner. Tra il 65esimo ed il 67esimo, dentro Patacchiola e Cocco per Del Rio e Ruggiu. A seguire, Mereu impegna il numero 1 dell'Avezzano dalla distanza.
Massimiliano Paba mette dentro anche Piga per Mereu al 77esimo, ammonito Patacchiola. Doppio giallo per Leto ed Avezzano in inferiorità numerica nel finale. L'arbitro concede 4 minuti di recupero, ma il risultato non cambia, terminando 2-1 tra Latte Dolce e Avezzano. Vittoria per l'Aquila Rugby contro l'8 pagine Benevento per 19-3. Sembra aver portato fortuna alla nuova maglia disegnata da Andrea Papa, con la facciata di Collemaggio e il rosone sul petto, indossata durante la prima partita in casa della seconda fase di campionato, che fa salire i neroverdi di 4 punti in classifica. Ci sono delle cose da sistemare, soprattutto ritrovare il gioco in velocità che ci ha caratterizzato nella prima fase. Forse è una questione di preparazione mentale. Domenica scorsa a Firenze abbiamo fatto un'ottima prestazione, veramente di livello elevato. Oggi forse un po' di presunzione pensare che questa squadra avremmo fatto punti in modo facile. Nel nostro sport devi combattere prima di pensare di battere l'avversario, e questo forse l'abbiamo fatto veramente con superficialità. Partita equilibrata nel primo tempo. L'Aquila Rugby non riesce a concretizzare come vorrebbe e deve attendere la ripresa per imporre il proprio gioco ad un Benevento ormai stanco. Sentiamo i pareri raccolti a fine gara a bordo campo. È veramente una squadra forte, con gente pesante che gioca semplice, però sempre con palla in mano e va, non si stanca mai. Ma per noi sicuramente è andata male nel risultato, vabbè, eclatante, però è andata molto bene nel comportamento, perché il nostro obiettivo era la salvezza. Raggiunto al primo turno potevamo avere un crollo mentale in questa seconda fase e venire a fare partite, diciamo così, superficiali. Invece oggi ci abbiamo messo molto, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. L'Aquila Rugby invece come l'avete trovata? Come al solito, molto allenata, molto, diciamo, un po' forse meno convinte dei propri mezzi rispetto alle partite della prima fase, ma sempre molto fisica, sempre che prova a giocare negli spazi. Insomma, cercano di mettere il rugby, di fare un rugby veloce e anche spettacolare. E oggi ci sono anche riusciti nel secondo tempo.